Come arrivare sulla Luna. D'estate, Emilio prende il treno per andare a trovare il nonno. Il nonno ha la barba lunga e un cappello verde. Quando ride, la pancia gli rimbalza su e giù come una palla. Vive in una casa in mezzo al bosco, circondata da alberi altissimi. Se il vento agita le foglie, quegli alberi sembrano giganti che si scambiano segreti. Emilio e il nonno cenano all'aperto tutte le sere. Siedono a un tavolo di legno su due panche, opera del nonno. Mangiano al lume di una lanterna e quando hanno finito la spengono. Sulle prime non si vede niente di niente. Poi, poco a poco, gli occhi si abituano al buio. A quel punto, il nonno comincia a raccontare le sue storie. Il racconto delle formiche dorate, la leggenda del ramo più lungo del mondo, le avventure dell'uccello faccia di topo. Una sera di luna piena, il nonno prepara un dolce squisito, con zucchero bruno e mele rosse. «Nonno! È vero che la luna ha una faccia che non vediamo mai?» «La luna ha tante facce», risponde il nonno. «A volte la osservo e vedo quella di tua nonna. Altre volte vedo la mia faccia di quando ero bambino e avevo la tua età. E altre volte vedo la faccia della terra che si guarda nella luna come fosse uno specchietto e si sistema per andare a dormire». Il silenzio a casa del nonno è più vivo di quello in città. Tra gli alberi e gli arbusti ci sono ronzii, mormorii, lucine che lampeggiano. E nel cielo, di tanto in tanto, sfreccia una stella cadente. «Emilio, ti piacerebbe conoscere la luna?» chiede il nonno. «Sì, un sacco!» risponde il bambino. Il nonno entra in casa e poco dopo torna fuori con uno zaino. «Andiamo?» dice. «Dove?» «Sulla luna, che domande!» Emilio e il nonno seguono un sentiero nel bosco. La luna li accompagna con il suo bagliore argenteo e misterioso. Al loro passaggio, le piante gli accarezzano le gambe e le braccia. «Nonno, ci sono animali qui intorno?» chiede Emilio. «Sì, noi!» Emilio immagina che lui e il nonno sono due grandi uccelli azzurri. Immagina che il nonno è un orso e lui una tigre che lo segue, quatta quatta. A un certo punto le stelle sembrano più vicine. «Stiamo salendo verso la luna!» pensa Emilio. «Il nonno deve conoscere una strada segreta!» Tutt'a un tratto, però, il sentiero si interrompe. Hanno raggiunto il bordo di un dirupo. «Pronto al decollo?» domanda il nonno. Si tolgono i vestiti, si danno la mano e prendono la rincorsa. «Al mio tre!» dice il nonno. «Uno, due, tre!» Corrono mano nella mano, corrono, corrono, corrono fino al bordo del dirupo e poi... Spiccano il volo, ululando e sgambettando di gioia e piombano proprio al centro della luna, nell'acqua. Quando aprono gli occhi, vedono pietre scintillanti e conchiglie, pesci variopinti e piante che ondeggiano in una danza lenta, lenta. Emilio e il nonno nuotano e galleggiano nel cerchio chiaro della luna. Infine tornano a riva e cercano dei ramoscelli per accendere il fuoco. Il nonno tira fuori dallo zaino due coperte e una barretta di cioccolato. Sdraiati e protetti, si addormentano al calore del falò sotto le stelle. Il canto degli uccelli li sveglia di primo mattino. Emilio ha ancora sonno, non vuole alzarsi. Allora il nonno indossa lo zaino e si carica Emilio sulle spalle. Procedono così per tutta la strada di casa. Una scimmietta in groppa un elefante, un nano che sogna sopra un gigante. Entrambi di ritorno dalla luna.
Thank you.